novembre 2016 è il palco della nuova CHR di Toyota. Il crossover dalle linee coupé derivato dall'omonima concept presentata a Parigi 2 anni fa e Francoforte lo scorso anno. CHR, ormai definitiva e presentata in anteprima mondiale, segna adesso ufficialmente il debutto della casa giapponese nel segmento delle crossover compatte. Nella vista frontale è riconoscibile lo sviluppo delle soluzioni adottate dalle ultime Toyota, in particolare sulla nuova RAV4, mentre dietro si notano lo spoiler posteriore integrato nel tetto e le maniglie delle porte, nascoste nel montante. Infine la fanaleria, composta interamente da LED. Sotto il cofano la CHR monta la versione aggiornata del 1008 benzina VVTi a ciclo Atkinson, dotato di un'efficienza termica del 40% e già salito a bordo della nuova Prius. Per il powertrain ibrido Toyota dichiara 122 cavalli ad emissioni di CO2 inferiore ai 90 grammi per chilometro. In alternativa la crossover sarà disponibile anche nelle versioni con il propulsore 1200 turbo da 115 cavalli, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti o a un automatico a variazione continua. L'unità ibrida sarà invece disponibile in versione 4x2. Sempre in casa Toyota, il brand premium Lexus ha portato a Ginevra la Gran Turismo LC500H, con il suo accattivante design fatto di tratti taglienti e decisi, dando forma a una vettura che nella configurazione da coupé esprime tutta la propria predisposizione per aggredire l'asfalto con voracità. Se la grinta sportiva è il suo biglietto da visita, però come ogni Lexus il rispetto dell'ambiente è la vera cifra tecnologica di questa LC. A spingere la nuova coupé a 4 posti c'è infatti un sistema propulsivo ibrido innovativo, che fa leva sulla tecnologia del Lexus Multistage Hybrid System. Il powertrain della Lexus LC500H dispone così di una potenza complessiva di 354 cavalli generati dalla combinazione tra il motore benzina V6 3,5 litri da 295 cavalli e l'unità elettrica da 60 cavalli, collegata ad una batteria agli ioni di litio che pesa appena 50 kg. Davvero sportiva le prestazioni, con il passaggio da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi.